altro lo faccio io, Luca, sì, perché abbiamo al telefono una persona che non è per niente impegnata, come dicevamo, no, infatti, ovviamente a inizio trasmissione, tanto è vero che abbiamo avuto qualche piccola difficoltà nel metterci ma in contatto, era anche normale, ma diciamo, è anche normale, normale per due motivi: primo per il ruolo che riveste ovviamente, e secondo per quanto è impegnato nell'evento che sta organizzando, che andrà in scena venerdì. Ribecco la data perché sono un po' tonto di mamma, da venerdì 11, quindi immagino quanto sia impicciato, chiaramente siamo a ridosso dell'evento, quindi ringraziamo ovviamente di cuore la nostra prima, il nostro primo sindaco, esatto, in trasmissione qui su Radio Perbacco, il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, al quale diamo un calorosissimo benvenuto. Buonasera sindaco. Buonasera signor sindaco. Grazie, grazie, buonasera a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Dicevate bene, questo bel evento che ci aspetta questo fine settimana a Borgo di Dino, giunto alla sua quarta edizione, una rassegna che vede oltre 50 cantine vitivinicole che verranno qui a presentare questo prodotto eccellente italiano che è il vino, una forte caratterizzazione di vini e di aziende del Lazio che va riconosciuto, sono migliorate sotto il profilo della qualità e anche molto apprezzate e premiate anche al Green Italy, oltre che questo poi panorama che potrà accogliere tante aziende importanti italiane, ci saranno aziende europee e francesi e per la prima volta avremo anche aziende internazionali con vini che vengono dalla California, dal Cile e quant'altro, quindi è un borgo di vino che cresce nel tempo e offre ancora più qualità ed eccellenza a tutti i turisti e i visitatori che verranno. Signor sindaco, con precisione intanto diciamo dove avviene la manifestazione. Allora, siamo a Nemi, Nemi nei Castelli Romani, è il borgo più piccolo definito la perla appunto dei Castelli Romani e si trova a 25 minuti da Roma, sulla dorsale di via Appia, si raggiunge poi facilmente Nemi oppure dalla via dei Laghi, sempre da via Appia e si arriva dalla parte nord. È uno appunto, dicevamo, dei paesi più piccoli dei Castelli Romani ed è prezioso perché la sua storia affonda le radici nelle metà del bronzo, quindi con questo splendido lago, un centro storico veramente prezioso e già solo per quello merita di essere visitato almeno una volta. Ma in realtà Nemi è meta già ormai da tanti romani e quindi diciamo molto conosciuto, ma vediamo che attraverso anche queste iniziative tanti nuovi amici arrivano a conoscere questa splendida cittadina. Senta, le faccio un'altra domanda. Ha detto che è la quarta edizione, ma com'è nata questa avventura? Beh, diciamo che è stata una, come dire, ecco, bella intuizione da parte dell'amministrazione comunale con la collaborazione anche, diciamo, di una enoteca presente sul territorio che fa del vino, diciamo, una punta di diamante. E anche attraverso poi una collaborazione che è diciamo poi il braccio anche destro operativo di Castelli Experience ed è un'organizzazione che attraverso esperienza e anche capacità ha riconosciuto messo in piedi una manifestazione giovane ma che riscuote già un grandissimo successo. Sindaco, io le devo fare i complimenti intanto per aver trovato del tempo per noi, certo, lo so che lei non vuole che li facciamo ma io glieli faccio lo stesso e mi dispiace perché sia perché è impegnato per il suo ruolo che riveste ovviamente, sia perché appunto come ho detto ad inizio intervista è impegnato nell'organizzazione di Borgo di Vino. Le faccio anche complimenti perché ho avuto il piacere diversi anni fa di andare ad Orvieto per Vini nel Mondo. E so che sta pensando cosa c'entra questo, ma adesso provo a spiegarmi. E quando andai a Borgo, appunto, chiedo scusa, a Vini nel Mondo di Orvieto, ho detto: come bello una degustazione all'interno di un paese. Poi qualche anno dopo venni a Nemi, parliamo credo di 3-4 anni fa, forse alla prima edizione, non ricordo bene, e fu una piacevolissima esperienza perché come sono nati un po' gli alberghi diffusi, qualche anno fa è nata questa nuova concezione di ospitalità, l'albergo diffuso, le degustazioni diffuse all'interno di paesi particolarmente storici, belli, storici, piacevoli e anche
come diceva lei, piccoli, ma piccoli nel senso anche di raccolto, di grazioso, di intimo, è una cosa strepitosa. Quindi bravo che ha continuato questa edizione, perché poi, e mi ricollego a quello che stavo dicendo prima, purtroppo negli ultimi anni vini nel mondo ad Orvieto e non a Spoleto, non si è fatta più. Quindi io gli auguro a Nemi altre 100 edizioni di Borgo Divino. Se vuole spiegarci anche poi nel dettaglio come avvengono le degustazioni, le saremmo grati, così Luca si organizza un tour più preciso possibile. Certo, no, bene, auguriamo sicuramente lunga vita a questa manifestazione per il bene del territorio, ma anche perché è una bella vetrina, lo dicevamo, per le aziende stesse, e vedere che attraverso questa esposizione e degustazione si riescono a scoprire ed apprezzare delle eccellenze, e perché, ecco, lo voglio ricordare, aziende regionali del Lazio, ma diciamo, a livello proprio, sono cresciute notevolmente sotto il profilo della qualità del prodotto, quindi non è più come dire un vino mercato di livello, come dire, sicuramente si trovano tutti i prezzi, quindi diciamo l'economia, ma la qualità cresce e il rapporto qualità-prezzo è ottimale. Lo dimostra il fatto che si guadagnano anche spazi di mercato a livello internazionale, quindi ci sono aziende che addirittura vendono il 90% del loro prodotto all'estero, quindi devo dire che la nostra terra regionale cresce molto sotto questo profilo. Quella a livello nazionale è ormai una vetrina, come dire, conosciuta e che continua a guadagnare spazio. Quindi sicuramente questo abbinamento del borgo prezioso, come dicevamo poc'anzi, caratteristico come lei, che si presta per un'eccellenza come quella del vino. E dei partner sono tanti, tra cui la Fisar, con dei sommelier che, oltre ad essere capaci, hanno anche, come dire, quel pizzico di energia in più nel voler far apprezzare ai tanti visitatori anche poi le tecniche di degustazione, quindi all'interno poi del percorso, e ricordiamo che la manifestazione, l'ingresso è gratuito, poi per chi vorrà potrà invece ritirare il voucher o il calice per le degustazioni. Nella manifestazione abbiamo una serie di attrazioni, c'è un po' un museo del vino, c'è una mostra di vinarelli, un'altra particolarità, un artista veramente particolare perché realizza queste opere d'arte dipingendo con pennelli e utilizzando i colori del vino, quindi i quadri sono proprio chiamati vinarelli perché prodotti con i colori dei vari vini, ed è qualcosa di veramente particolare, oltre al fatto di poter seguire le degustazioni guidate all'interno di Palazzo Ruspoli, proprio realizzate dai sommelier della Fisar. E i sommelier saranno presenti lungo tutto il percorso, e quindi la possibilità per i tanti visitatori, attraverso il programma, seguire un po' le tante attrattive, la possibilità per seguire anche un percorso guidato da una bravissima archeologa all'interno del centro storico, e poter apprezzare anche dei scorci panoramici di questo borgo, un borgo antico che, ecco, abbiamo anche una veloce parentesi, è stato meta nell'Ottocento del Gran Tour, quindi grandi poeti, scrittori e anche pittori dell'Ottocento europeo hanno transitato per Nemi e hanno lasciato ricordi, no, un po' delle loro opere, e questo, diciamo, ecco, percorso che si farà con poi le guide turistiche all'interno del centro storico ripercorre anche questi bei scorci panoramici che in passato hanno proprio ispirato i più grandi poeti, scultori e pittori europei. Quindi diciamo, ecco, che il vino è anche arte, è anche cultura, e in questo la vostra trasmissione devo dire che coglie in pieno, ecco, una eccellenza italiana. Grazie del complimento, signor sindaco, e noi faremo di tutto per stare con voi in questo weekend. Poi magari ci potremmo risentire più avanti e ci dice com'è andata. Anche perché, se non sbaglio, ne abbiamo un'altra in programma di manifestazione sempre storica per Nemi.
Esattamente, sì, ecco, noi possiamo già fare un cenno, perché tutti i paesi italiani, la stessa Italia è proprio un paese ricco di folklore, di cultura e di tradizioni. La tradizione di questo territorio in maniera particolare, Nemi, è conosciuta in tutto il mondo come il paese delle fragole e dei fiori, quindi l'abbinamento diciamo, ecco, del vino è qualche, diciamo, cosa di qualità che, no, si viene ad aggiungere già ad un patrimonio storico-culturale molto forte. Una sagra delle fragole che è una tra le più antiche del Lazio, e quest'anno, il 3 di giugno, si celebrerà la sua 85esima edizione. Una sagra che è stata anche premiata. Addirittura più giovane di Luca. Di qualche giorno. Luca, che è il bersaglio simpatico di tutti noi, perché è veramente, poi oltre che bravo, soprattutto è simpatico. È un fuori classe. Quindi, diciamo, sì, l'85esima sagra è un evento che vede, appunto, a celebrare quella che è la tradizione, appunto, della produzione delle fragole di Nemi, che per questa terra di origine vulcanica hanno una fragranza, un sapore così particolare, e molto, come no, più gustoso rispetto magari alle fragole, che già sono buone di per sé, tradizionali, che si trovano invece sugli altri mercati. E ecco che questa sagra delle fragole vede, diciamo, un paese ancora maggiormente arricchito di festa, con le protagoniste indiscusse sono le fragolare. Quindi abbiamo queste nostre splendide fragolare, appunto, vestite con un costume tipico dell'epoca, e distribuiscono gratuitamente, attraverso poi la sfilata, fragole a tutti i visitatori. Una, diciamo, poi un programma molto ricco di tanti eventi all'interno, e sicuramente con un altro appuntamento al quale non mancare. Ma ne parleremo più avanti, non c'è problema. Sindaco, la saluto ringraziandola. Grazie. Ovviamente, con l'ultima domanda: oggi questa giornata finalmente è finita o lei ancora deve lavorare? No, in realtà abbiamo... Porca paletta, deve lavorare ancora. Riprendiamo, diciamo, la chiusura dei lavori della giornata, perché, dicevamo bene, siamo alle ultime ore, stiamo preparando la conferenza di pubblico spettacolo che viene necessariamente fatta, per la quale poi il sindaco, neanche il presidente, ogni qualvolta c'è un evento all'interno, diciamo, del territorio, per poter, oltre che organizzare al meglio tutte quelle che sono un po' le attività programmatiche, ma c'è anche un discorso, che è quello della sicurezza, che non va trascurato, anzi, è particolarmente curato, e in queste ore, ecco, siamo proprio con le forze dell'ordine ancora riunite per chiudere gli ultimi, ecco, aggiustamenti, per poi completare al meglio la conferenza per domani. Le auguriamo un buonissimo lavoro e la ringraziamo ovviamente. Grazie di cuore di per tutto. Essere stato con Radio Perbacco. Grazie, signor sindaco. Grazie, gentilissimo, a complimenti a tutti i radioascoltatori, un carissimo saluto, e ci vediamo a Nemi a seguire, ecco, una trasmissione eccellente come di questa, e vi aspettiamo tutti a Nemi. Tutti a Nemi, ci mancherebbe. Tutti a Nemi, pure ci mancherebbe. La ringrazio, signor molto sindaco. È stato con noi il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che ringraziamo calorosamente. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils
désespère. Beaucoup de sentiments, de races qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de.